Buonasera a tutti, siamo ormai alla 18ª puntata di Lontani Senza Muri. Io sono Leonardo del Liceo Scientifico Marconi e il nostro ospite è Andrea Loreni. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti ragazzi e ragazze, ciao. Allora Andrea, per chi non ti conoscesse, che cosa fai nella vita e chi sei, come stai? Allora, sto bene, intanto questo è un punto buono di partenza, sto bene. E sono un funambolo, cammino quindi su carri d'acciaio tesi a grandi altezze e questo è quello che faccio nella vita, il mio lavoro e anche la mia passione, per fortuna, no? E quindi questa è la cosa principale. E quando hai iniziato a camminare sul cavo? Allora, i Come? cavi sul cavo alto sono 14 anni, ho iniziato la prima traversata l'ho fatta nel 2006, mentre sono dal 97 più o meno che faccio spettacoli di strada, ho iniziato a fare spettacoli più piccoli di giocoleria, clave, così col fuoco, e dopo qualche anno, quindi sarà stato 98-2000, ho iniziato a fare anche il cavo basso, tecnicamente filferrista. Era alto 2 metri, lungo 6 metri, poi da lì poi invece mi sono dedicato solo alle grandi altezze. E nelle grandi altezze, che rapporto hai con la paura e che cos'è questa per te? Dunque, la paura è sempre presente, sono 14 anni appunto che cammino sul cavo, ma la paura è un sentimento con cui dall'inizio in qualche modo ho dovuto fare i conti e ho capito che sarebbe stata lì con me, quindi la mia scelta era o sono disposto ad aver paura e posso andare avanti a camminare sui cavi, oppure se non voglio provare quel tipo di paura, allora non avrei dovuto andare avanti. Ho scelto comunque di camminare sui cavi, quindi mi son concesso la paura come possibilità. Come sentimento possibile, come alleata anche durante le camminate, e come una cosa da non scartare, da non allontanare, da non voler combattere, ma da accettare come un sentimento umano, fa parte di noi, insomma. E durante una camminata sul cavo c'è un momento, un passo che è più difficile o che fa più paura di un altro? Dunque, la cosa, diciamo, tutti i passi sono in qualche modo pericolosi, critici e belli allo stesso modo, no? Perché richiedono la stessa attenzione e proponendo a tutti lo stesso rischio. Diciamo che un pochettino il punto critico è il primo passo, quando in verità ti stacchi da terra, il passaggio da quando sei ancora attaccato a terra, quando metti tutto il peso completamente sul cavo. Quando da lì in poi tornare indietro è più difficile che andare avanti, è una specie di punto di non ritorno. Allora quello è il momento in cui decidi di andare avanti e di continuare. Da quel momento in poi bisognerebbe dedicare tutti i passi la stessa attenzione. No? Infatti, molti funamboli sono caduti gli ultimi metri, quando pensi di averla finita, quando abbassi un po' la tensione, abbassi un po' il focus, e dici tanto ormai è fatta, e invece no, l'ultimo passo è pericoloso come il primo. Così. Tecnicamente il passo più difficile è quello centrale, il cavo al centro è il punto in cui è più instabile, in cui oscilla di più, è più critico, no? Però appunto anche i primi e gli ultimi passi sono abbastanza pericolosi e anche belli, però. Hai camminato sopra comunque città, sopra paesi, vallate, anche concerti, no? Sì. E cioè, quello che ti circonda, come ti influisce, come fai a mantenere la concentrazione? Ma allora, dunque, in qualche modo il mio cavo è un cavo, una via tesa attraverso uno spazio in un certo momento, no? Quindi attraverso quell'istante e tutto quello che c'è in quell'istante, che sia la città, che sia un concerto, che sia un evento, uno spettacolo di cui sono una parte. Quindi un dialogo col momento e con il luogo, secondo me, c'è sempre della parte interessante. E il mio modo di rimanere concentrato, di rimanere lì dove sono, è quello di accogliere tutto quello che c'è, no? Non di pensare di isolarmi completamente, come invece a volte magari si pensa, no? Diciamo, lassù, completamente isolato dal mondo. No, è proprio il contrario, cioè completamente calato in quello che succede, pronto a tutto quello che può accadere, con una sorta di apertura sensoriale, che però comporta una percezione un po' alterata, no? Nel senso che è tutto presente nello stesso momento, quindi niente può essere in qualche modo nominato singolarmente, non, diciamo,
in qualche modo sento tutto, non posso controllare niente, perché la grossa fregatura è un po' quella dell'idea del controllo, no? Se tu credi o pensi di poter controllare tutto, perché l'unico modo per camminare sul cavo, te ne vai a male in fretta, perché tanto gli uccelli che volano intorno a te, il pubblico che fa casino, oppure il tecnico all'audio che magari sbaglia la traccia, o le luci che saltano, non sono cose che tu puoi controllare, no? Quindi non puoi affidarti all'idea di avere tutto sotto controllo e di avere tutto esattamente come avevi programmato. Quindi un po' la mia strategia è essere aperto a qualsiasi cosa che succeda intorno, no? Thomas chiede le diverse evoluzioni da fare il cavo. Allora, diciamo, sono diverse un po' discipline all'origine. Io faccio grandi traversate soprattutto in spazi aperti, quindi il focus è molto la lunghezza, l'altezza, l'ariosità della traversata, no? E cerco di ridurre al minimo le evoluzioni. La mia camminata ideale è una camminata da un punto a un altro, stop. Poi mi rendo conto che c'è un pubblico, mi rendo conto che è uno spettacolo, mi rendo conto con gran piacere che cerco di creare un dialogo con il pubblico e dare qualcosa al pubblico in cambio dell'energia che ricevo, dell'attenzione che ho in quel momento. E quindi qualche piccola evoluzione, qualche lavoro magari sul ritmo dei passi, una coricata, quello che è il saluto del funambolo, io qualche piccola evoluzione la faccio. Diciamo che è una scelta mia molto essenziale da un punto di vista di stilistico, cerco di lavorare molto sull'essenza e non fare delle grandi evoluzioni. Le evoluzioni più estreme vengono fatte di solito magari nell'ambiente più circense, dove tecnicamente il cavo è un po' più corto e un po' più teso, è sempre, diciamo, quasi sempre della stessa misura, della stessa tensione, quindi puoi lavorare certe figure molto estreme, molto acrobatiche, salti, capriole o cose anche sul cavo. Io non faccio quel genere di evoluzioni, ho scelto di lavorare più sull'altro genere di lavoro, più sottile, più essenziale. Sono stili, diciamo, all'origine molto diversi. Ma ci sono dei luoghi, dei monumenti o della natura dove sogni di camminare sopra il tuo cavo in Italia o no? Sì, allora a me è da un po' che sono dietro a un ponte, cioè in Giappone vicino a Kobe c'è un ponte, il ponte sospeso più lungo al mondo, è lungo mi sembra 4-5 km, adesso non so più, sospeso vuol dire che è una cosa buona, poi mi sono un po' documentato anch'io, ma è una roba architettonica, cioè a vederlo sembra appoggiato su due pilastri, comunque ha un record in sé quel ponte, e ha dei cavi che lo sostengono in alto, per lunghi appunto per 4-5 km, a me piacerebbe camminare sui cavi di quel ponte, quello è il sogno grande che ho da qualche tempo, chissà mai se riuscirò ad arrivare là. Ma hai detto Giappone, te perché sei così legato al Giappone e alla meditazione? Ma dunque io ho iniziato a fare il cavo appunto più o meno 14 anni fa, e all'inizio ho chiesto aiuto a un mio amico alpinista, che in qualche modo se ne intendeva più di me di nodi, corde, tesate, cose di questo genere, quindi mi sono appoggiato a lui per la parte tecnica. E proprio nel periodo in cui gli ho chiesto aiuto e lui mi ha dato aiuto, lui aveva appena finito un ritiro di Vipassana, che è un tipo di meditazione di derivazione buddista, anzi del Buddha, dicono così, e che arriva molto dall'India. E quindi lui mi ha parlato di questo ritiro, mi ha molto incuriosito, perché in qualche modo sono comunque sempre stato molto attratto dal silenzio e dall'immobilità, no? Come stati dell'essere, del corpo, e mi sono sempre trovato bene in silenzio, non ho mai avuto grossa necessità di parlare, e quindi questa cosa del Vipassana mi ha incuriosito molto e ho fatto questo ritiro di 10 giorni di silenzio, di meditazione, così. E per 2 anni ho praticato il Vipassana. Poi in qualche modo sono passato allo Zen, che era ancora più essenziale, no? Nel senso che si parla ancora meno, e ci sono ancora meno guide, c'è ancora meno metodo, no? Perché il rischio un po' anche di tutte le meditazioni è di rimanere un po' invischiati nel metodo o nella tecnica, no? Rimanere molto legati alla tecnica, e che diventa un altro attaccamento, e quindi ho cercato di ripulire anche questo aspetto e mi sono avvicinato allo Zen, e ormai pratico anche questo da 12 anni.
e ho visto che tra Zen e funambolismo c'erano un sacco di punti in comune. Io molte delle cose dello Zen che ho vissuto le ho vissute sul cavo più che sedendo sul cuscino, perché sul cavo la presenza nel qui e ora, no, che tanto di cui tanto si parla nello Zen, è necessaria per sopravvivere, mentre se sei seduto su un cuscino puoi anche non essere qui e ora, perché non c'è un rischio così alto. Sul cavo è necessario essere presenti. E allora mi sono rimasto affascinato dallo Zen dal Giappone, ho approfondito la meditazione, sono stato a meditare in un tempio giapponese e nel 2017 ho poi fatto una traversata sul lago di quel tempio. E poi hai anche scritto il tuo libro? Poi ho scritto il libro Zen e Funambolismo, che all'interno del quale c'è un diario, il diario che avevo scritto durante i periodi di meditazione che avevo fatto al tempio, e quindi era proprio il mio diario personale che poi ho elaborato in forma di scrittura, e poi ci sono delle mie riflessioni su appunto questi punti in comune che hanno Zen e Funambolismo. Ne approfitto del libro, sì, perché uscirà ai primi di giugno, il 16 giugno, per la Mondadori, un altro libro che invece si intitola Piccolo corso di funambolismo, sì, breve corso di funambolismo. Quando, cioè, ho visto diversi filmati, purtroppo ancora non ti ho visto dal vivo, però perché a volte camminate scalzi sul cavo, a volte non, a volte con o senza il bilanciere? Allora, io personalmente sui cavi alti cammino sempre col bilanciere, e cavi d'acciaio lunghi e alti senza bilanciere è rarissimo, mentre nella slackline camminano tutti senza bilanciere, ma è proprio un'altra tecnica, è un'altra roba la slackline. Io cammino sempre col bilanciere e cammino a piedi scalzi quando il cavo è inclinato, quindi io salgo, scendo, oppure è bagnato. È una questione tecnica, perché le scarpette da cavo, sono quelle che uso io, sono di cuoio, che comunque permettono, proteggono un po' dal cavo, dal dolore che può fare il cavo, però allo stesso tempo permettono di scorrere col piede sul cavo, no? Quindi permettono una sorta di scivolata, hanno un po' di, non hanno un grip, molto grip. Quindi quando salgo o il cavo è bagnato, che ho bisogno di molto più grip, invece cammino scalzo, perché il piede nudo ha molto più presa sul cavo. E su un cavo in pendenza hai anche un atteggiamento diverso verso il cavo? Ma dunque, una postura fisica leggermente diversa, è più faticoso perché c'è l'impegno muscolare di salire, quindi è una performance un pochino più muscolare, un pochino più, come dire, materiale. Però l'atteggiamento verso il cavo è sempre lo stesso, le criticità sono quelle, la bellezza per me per farlo è sempre quella, quindi tecnicamente non è molto, molto diverso. No, un inciampo vero e proprio no, diciamo che ho avuto un paio di difficoltà che mi ricordo bene. Beh, una mi sembra che ho avuto qualche problema con un vestito, quindi sì, mi sono tipo non un po' più inciampato ma un pochettino castrato il piede nel pantalone, ma poi mi sono riuscito a liberare. E l'altra volta mi ricordo ero a Pennabilli, quindi neanche lontano da voi, e mi sono alzato, mi sono seduto per fare appunto un saluto al pubblico, poi mi sono alzato in un modo un po' particolare, strano, che non era il mio solito fare, non so bene come mai, e mi sono trovato un attimo spiazzato, quindi ho avuto un attimo di ondeggiamento, no? Però niente di grave, per fortuna. Cioè mi sono poi alzato e sono andato avanti. E quando sai che affronterai una camminata, come ti alleni fisicamente, come ti prepari mentalmente, spiritualmente? Dunque, l'allenamento, io mi alleno poco sul cavo, sono abbastanza pigro e mi alleno un po' sulla slackline, che è un pochino più comoda da montare al parco, così con gli alberi più veloce. E lavoro sempre sulla meditazione, lavoro molto sul tai chi, più che altro sulla consapevolezza del corpo, no? E sul respiro, per poter avere un respiro comunque sempre profondo, regolare e lento, anche nelle situazioni critiche, il che implica automaticamente un corpo pronto a reagire alla situazione, un corpo elastico, no? Pronto a non irrigidirsi anche di fronte alla difficoltà, ma sapersi muovere, come adattare alla situazione un po' come l'acqua, no? Quindi l'idea è sempre, il lavoro mio di preparazione è molto la meditazione, il respiro e la consapevolezza del corpo.
hai delle persone che ti influenzavano quando hai iniziato e che ti influenzano ora? Filippo Tito ovviamente in qualche modo ho letto i suoi libri, ho visto i suoi film e ha sicuramente anche in qualche modo indirettamente mi ha dato anche dei consigli, perché se poi leggi i libri suoi con un occhio tecnico, con delle questioni tecniche precise che di quando magari monti un cavo per la prima volta, lui tra le righe ti dà così, dà anche puoi cogliere qualche consiglio, no? E poi, ma no, altre persone che mi hanno ispirato, no, c'è tutta la mia famiglia che mi supporta, mia moglie, la mia bimba, sono appoggi importanti, no, che supportino quello che faccio e in qualche modo siano con me in queste avventure strane che vado a fare. Cosa pensi quando Si cammini parla sul sul cavo. cavo? Ma dunque, ecco, questo è un punto molto simile, per esempio, allo Zen, no? Cosa pensi? In verità, tante cose, nel senso che la mente continua a macinare, a lavorare, la maggior parte non me le ricordo perché un pochino il punto è quello di non ascoltare i pensieri, perché non hai possibile, cioè è molto pericoloso ascoltare i pensieri quando sei sul cavo, quando sei in qualsiasi situazione che richieda la tua presenza completa in quello che fai, no? Perché se vai dietro i pensieri ti portano tendenzialmente via dal posto in cui sei, ti portano o avanti nel futuro o indietro nel passato, o ti giudicano o ti dicono delle cose. Allora l'idea è lasciarli passare, non ascoltarli e stare concentrato appunto sul respiro, sul corpo, sul passo che sto facendo ora, no? Non su quello che sarà né tra due passi, né finita la traversata, né su quello che era prima della traversata. Lasci un po' perdere passato e futuro e stai completamente nel presente. Ci puoi parlare un po' ho letto di un progetto che è in corso, poi adesso Ah. Galway, giusto? Sì, dunque, nel 2021 Galway avrebbe, no, nel 2020, agosto 2020, Galway avrebbe dovuto essere capitale europea della cultura e la scuola di circo di Galway, insieme al Centro Nazionale di Funambolismo di Bruxelles, avevano pensato di fare un evento straordinario sul fiume di Galway, cioè far attraversare il fiume da 400 funamboli di continuo per un totale di 2020 minuti, più di 34 ore. E stabilire così un record del mondo per il più grande, una serie di cose, no? Era uno spettacolo molto grande, un evento molto importante, molto significativo, anche perché quel fiume è famoso per i suicidi. E la cosa era provare con quest'atto a risignificarlo, no? Far vedere che lì c'è una possibilità di attraversamento, no? Oltre a quello di buttarsi giù. E comunque, al di là di questo, questi 400 funamboli non esistevano e non esistono tuttora. Le varie scuole, due o tre scuole di circo, che sono quelle appunto di Bruxelles, di Galway e di Timișoara in Romania, stavano formando questi funamboli. E io mi sono agganciato un po' a questo progetto e dico sto perché noi speriamo che continui, sto formando i funamboli italiani che potrebbero andare a Galway. A questo punto, se tutto procede in questo modo un pochettino difficile per gli eventi e tutto, speriamo di rimandare tutto al 2021 e quindi prolungare la formazione di questi funamboli italiani da quest'anno al prossimo anno e a Galway 2021 arrivare tutti. La formazione è aperta a tutti, nel senso soprattutto si cercano persone non funamboli, ma e non performer, ma persone che abbiano voglia invece di diventarlo, no? O di provare a vedere se questa formazione da funamboli, questa avventura da vivere assieme, poi può avere delle ripercussioni anche sulla vita normale, no? Non devi fare il funambolo dopo e non ti interessa, ma neanche essere un performer, non necessariamente, no? Però riteniamo che la pratica, il funambolismo, l'esercizio, il training che io metto in campo e che altri funamboli mettono in campo per le nostre performance possa avere un valore anche come esercizio per fronteggiare le difficoltà, le criticità della vita, no? E quindi vogliamo diffondere questa opportunità per vedere di fare questa avventura assieme, ma anche poi di vedere se il funambolismo può essere utile ad attraversare altre difficoltà. Fighissimo. Quindi Ma ragazzi, ragazzi, se volete iscrivervi o partecipare ai corsi, c'è il sito che è wirecrossitalia.com
c'è la pagina Facebook che è Funambulism Revolution, Instagram Funambulism Revolution, c'è il mio sito che è il funambolo.com o Andrea Loreni il Funambolo, insomma lì trovate un po' di informazioni su questo progetto che è Wires Cross d'Italia Funambulism Revolution. E adesso aggiorneremo un po' in base alla situazione, capiremo quando potremo riprendere i laboratori, dove e come. Certo. Ma Andrea, te hai mai camminato a grandi altezze senza una correggia? Sì, io lavoro sia con la sicurezza che senza sicurezza. Ho camminato in tutti e due i modi, ho paura allo stesso modo in tutti e due i casi. E, diciamo che senza sicurezza sei un pochino più libero, da un certo punto di vista. E, ovvio che la questione della caduta non la prendi mai troppo in considerazione, perché anche... non è che non puoi partire, almeno io non riesco a partire dicendo tanto la sicura posso cadere, perché finisce che magari cadi quando te la dai come possibilità, e quindi in qualche modo c'è un po' di differenza, non posso dire di no, ma non è un... sono partito allo stesso modo con o senza sicurezza. Hai praticato la slackline? Sì, la uso un po' per allenarmi, perché è molto comoda al parco, facile da montare, veloce. E diciamo che sono tecniche un po' diverse, e soprattutto con le slackline, quando superi una certa lunghezza di linea diventa proprio un altro lavoro sull'equilibrio. Linee lunghe non saprei farle, no? 10 metri va bene, forse anche 20, però dopo non saprei fare una slackline così, mentre la uso appunto fino a 20 metri, magari col bilanciere, per allenarmi per la mia specialità. Io ho letto questo libro di Philippe Petit che è trattato di funambulismo e devo dire che molte cose non le ho capite, molte cose tecniche così. Però guardando un po' qualche film, cioè, ho sentito lui che utilizza o non vuol sentire la parola morte, che è un po' un tabù, no? C'è anche la paura così, se vuoi spiegarmi un po'. Ma dunque, guarda, non saprei dirti adesso questa cosa, io l'ho letto anche quel libro, non mi ricordo bene come la sua questione sulla morte. Per quanto riguarda me personalmente, ho anche la paura, io penso che appunto la paura sia una cosa, sia abbastanza, almeno per me sarebbe mentire, no, dire che non ho paura, perché ce l'ho, e anche pensare che di non poter morire potrebbe essere un grosso inganno, perché alla fine te ne vai via leggero, no? Se tu pensi di non poter morire finisce la volta che fai la cazzata, perché sei troppo tranquillo, anche se devi essere tranquillo, però tranquillo nel modo sbagliato, cioè magari non concentrato, oppure pensando ad altro, no? Sai, ma ne ho già fatte di più difficili, ma ne ho già fatte di più lunghe, quindi questa sarà una cavolata la volta che cadi, no? Perché non sei centrato su quello che stai facendo. Dall'altra parte invece la parola morte per me è centrale, penso che questa mia scelta di fare questa cosa derivi molto da una necessità di affrontare il mio problema con la morte, e quindi fare i due conti con la vita, no? È parte della vita, arriveremo là, e io spero di riuscire ad arrivare al momento della mia morte abbastanza sereno e pronto a, nonostante la paura, a morire. Anche in questo momento dove la paura si trova, cioè ci troviamo un po' tutti di fronte alla paura, cosa consiglio, come tu l'affronti? Ma dunque, una cosa molto molto, diciamo, da una parte basilare, ma dall'altra secondo me essenziale per quel che riguarda la paura o altri sentimenti che non vogliamo, è quella di accoglierla. Ce l'abbiamo, abbiamo paura, e in momenti come questo siamo anche esseri in qualche modo molto fragili o molto esposti. Accettiamoci come esseri esposti, come esseri che hanno paura, e trattiamoci bene, no? Come se fossimo i nostri figli piccoli. Ora voi siete giovanissimi, non avete figli piccoli, però quando hai un figlio piccolo, ma lo senti anche tu, quando un bambino piccolo ha paura, cosa fai? Tendenzialmente lo abbracci, non è che puoi fare molto altro, non lo puoi convincere di non aver paura. Quindi il mio consiglio con noi stessi, che un po' quello che sto adottando, è quello di volerci bene, di trattarci bene in questo momento complicato, no? Di non rifuggire dal sentimento paura, e soprattutto respirare è fondamentale per accogliere questo sentimento e allo stesso tempo farlo venire e farlo passare, perché come tutte le cose va e viene, no? Nel momento in cui lo vogliamo bloccare, ecco che è più difficile liberarcene, perché sarà sempre lì che vorrà avere una sua presenza, vorrà avere una sua dignità.
E quindi diamogli la dignità del sentimento umano, no? Viviamolo. E dall'altra parte focalizziamoci anche però lasciamo venire anche quando viene la gioia, no? Nel senso che è vero che questi momenti sono complicati, ognuno poi ha la sua realtà, però finché io e te siamo qua a parlare, io penso che abbiamo anche delle possibilità di godere di qualcosa, no? Di non dover per forza sempre solo pensare alla paura di questo momento, ma anche per esempio alla bellezza di stare qua a parlare con te e con voi, no? Sono comunque. O anche solo che ne so, di andare sullo skate, di farti un giro. Adesso, beh, forse in bici non si può ancora andare, skate neanche, però voglio dire, quelle piccole cose che possiamo fare, in qualche modo abbiamo la possibilità di farlo, no? Finché respiriamo, possiamo godere del nostro respiro. E parlando di limiti, Andrea, te hai un po' il desiderio di andare sempre oltre e superarti? Guarda, non particolarmente, nel senso non sono alla ricerca della prossima traversata più lunga o di quella più alta o di. Ci sono delle cose che mi piacciono perché magari come il ponte in Giappone sono una questione anche di bellezza, proprio estetica, di affinità col luogo. È chiaro che è interessante anche capire, mi interesserebbe capire cosa vuol dire fare 5 km su un cavo, che magari devo passarci 4 ore, no? E allora lì diventa capire che cosa mi succede quando devo stare 4 ore su un cavo perché non l'ho mai fatto. Allora è interessante non tanto per dire che sono più figo perché ho fatto 4 ore sul cavo, ma per capire come sono e cosa mi succede a mettermi in una situazione complicata come quella che potrebbe essere di avere 4 ore sul cavo. Perché quando esci un pochettino dalla tua zona di comfort, capisci un pochettino meglio come sei, perché magari metti in campo escono delle parti di te che finché sei seduto comodo a casa non hanno bisogno di uscire, perché in qualche modo le riesci a tenere a bada. Sono anche realtà scomode, possono anche essere le cose che non ti piacciono, possono anche essere le cose che magari dopo mezz'ora dico, boh, io non smetto di fare il funambolo, non ne voglio più sapere. Però, boh, almeno scopri un pochettino un po' meglio qual è la tua strada. Ah, sempre. Ah, vai, vai. Hai mai avuto esperienza nel mondo circense? Chiedo così. No, diciamo, no, mi sono vagamente avvicinato, ma in verità no, non ho mai, i funamboli che lavorano nel circo fanno un'altra cosa, sono nel circo. Non ho mai avuto esperienze dirette, no, del mondo circense, no. Sono un pochettino più in contatto con le realtà di circo contemporaneo attuale, che però non è il circo tradizionale, perché molti ragazzi della scuola Flick che avevo fatto anch'io fanno circo contemporaneo, perché in qualche modo anche il mio spettacolo, per quanto possa essere super tradizionale, perché alla fine è una cosa molto molto tradizionale, un pochettino rimane presentabile nei festival di circo contemporaneo o qualche festival un pochettino frequentato. Hai altre, non so, passioni fuori dal cavo? Sì, beh, studio l'ukulele, suono un po' l'ukulele perché mi diletta, perché la musica è sempre stata ostica, ma ci voglio provare. E no, adesso da 5 anni è nata la mia bimba, quindi tendenzialmente, a parte lei, non c'è molto altro da tempo da dedicare ad altro, no? Sto insegnando, appunto, mi sono un po' dedicato all'insegnamento del funambolismo, però rimane sempre un po' in quell'ambito lì. Andrea, ti ringrazio di cuore per aver Grazie a condiviso voi. con noi. Ah, questo è mio nonno che scrive, Ah. quando e dove possiamo vederti funambolare? Bella domanda, nel senso che, dato queste condizioni qua attuali, non si saprà quando si inizierà a fare spettacolo, non si sa ancora nulla. E in verità c'erano delle cose previste per l'estate, ma non si sa ancora se potranno essere fatte. Io dubito. Devo rimandarmi in qualche modo al calendario del sito o al Facebook, dove cercheremo di tenere aggiornate le prossime date, però attualmente non ho nessuna data da poter indicare, purtroppo. Le vertigini. Ma dunque, fortunatamente non ho le vertigini. Non soffro di vertigini, anche se da piccolo ricordo che è stato un episodio così che ho tenuto in mente per lungo tempo e non capivo perché, adesso un pochettino sta avendo un significato. Mia nonna aveva un appartamento, mi sembra all'ottavo piano a Torino, un grattacielo che quando ero molto piccolo sembrava altissimo, no? E in verità quello che avevo un po' di paura a sporgermi dal balcone.
Ma analizzando poi adesso un pochettino quella paura, in verità, cioè era paura, ma perché? Perché mi attraeva quel vuoto, no? In verità avevo la paura di non saper resistere a quell'attrazione, quindi non saper resistere al saltarci dentro. E forse era un po' un presagio di quello che sto facendo adesso, nel senso adesso il vuoto riesco mi attrae, ci salto dentro a modo mio, lo attraverso su un cavo. E qua ritorno un po' allo Zen, per attraversare quel vuoto cerco di farmi vuoto, no? Quindi di superare questa distinzione tra me e il vuoto. Però proprio vertigini non le ho mai sofferte, no? Non saprei. Ma il tuo cavo lo curi personalmente, se l'hai te, lo Sì, il fissi, lo cavo allora, appoggio, sì. fai tutto te, vero? Allora, io lavoro con dei ragazzi, i miei rigger che sono più o meno un gruppo di 5-6 a turno, girano un pochettino, dipende, loro hanno anche altri impegni, ovviamente loro lavorano come tecnici in altezza nello spettacolo e quando hanno una traversata chiamo chi è disponibile, però sì, sono quasi sempre io a lavorare sul campo con loro. Ormai qualche volta, cioè se ho capitato qualche volta che avessi due impegni contemporaneamente, quindi c'erano due squadre, io non ero presente da una parte o dall'altra, ma comunque alla fine arrivo sempre io a dare un'occhiata al cavo, non tanto perché non mi fidi, perché mi fido completamente di loro, ma non deve essere neanche responsabilità loro, no? Fino a un certo punto sì, dopodiché l'ultimo a dire la parola devo essere io, la mia responsabilità deve essere mia, no loro. Certo. Grazie mille Andrea. Ora Grazie, grazie a ah, voi. un'ultima cosa, Sì. perché prima di lasciarci chiediamo sempre ai nostri ospiti se hanno da consigliarci un libro e una canzone. Un libro e una canzone. Oh boy. Allora, un libro. Vabbè, Trattato del funambulismo ne hai già parlato tu. Ovviamente il mio, ma non vale. Zen e funambulismo, ma il mio libro non vale. Allora, io sono rimasto assolutamente. Ho letto 7 volte Il Signore degli Anelli. Una volta in spagnolo, una volta in inglese. Quindi, se Il Signore degli Anelli assolutamente è il libro. Se no, se già un pochettino più, se magari nell'età vostra, magari lo ritenete ancora o troppo piccolo. Comunque, lo Zen e la manutenzione della motocicletta. Canzone, Non voglio crescere più. Lo sto ascoltando della Mannoia, ma in verità è I Don't Want to Grow Up dei Ramones. Grazie di cuore, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao ragazzi, buona serata.